François Ozon, C'est moi. che è regista del Nella Casa, ed Ernst Mauer. C'est lui. C'est moi, c'est moi. Allora, innanzitutto volevo cominciare con il regista. Volevo chiederle, questo film è tratto da un'opera teatrale che si chiama L'alunno dell'ultimo banco. Che cosa la attratta di questo testo? Alors, quand j'ai découvert la pièce de Mayorga au théâtre à Paris, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai eu l'impression que ça parlait de mon propre Quando ho travail. scoperto la pièce di Mayorga, quello che mi è piaciuto è stato il fatto che parlasse del mio lavoro ora della fine, che descrivesse quello che io vivo quando scrivo un film. E ho trovato interessante l'idea di condividere lo svelamento del processo creativo insieme al pubblico, perché questa pièce tratta di questioni che magari sono un po' teoriche, come raccontare una storia, come descrivere i personaggi, che fine dare a una storia, che direzione imprimerle o che genere attribuire a una storia, ma lo fa in modo ludico e leggero. Nel film si racconta il rapporto anche tra un professore ed il suo allievo. Lei so che è cresciuto in una famiglia di professori. Volevo sapere qual era il suo rapporto ai tempi della scuola con i professori e anche quello di Ernst. Alors moi j'étais un très très mauvais Io élève. sono stato un cattivo studente fino a quando non ho cominciato a studiare cinema. A quel punto sono diventato un bravo allievo. È vero che entrambi i miei genitori erano professori e questo mi ha permesso di respirare l'ambiente della famiglia di un insegnante e il processo educativo di un istitutore, di un insegnante. E questo mi ha aiutato molto nel tratteggiare il personaggio di Germaine, in particolare nel suo essere depresso o privato del gusto dell'insegnamento. E anche se è stato un cattivo allievo, perché ha sempre avuto il desiderio di diventare attore, non ha mai dato molto retta ai personaggi, eccetto la professoressa proprio di componimento di tema letterario, perché era bravo nello scrivere. Nel film si parla anche dell'esclusione. Volevo sapere se voi a scuola siete mai stati dei personaggi emarginati oppure che emarginavano. Io avevo bisogno della classe come di una platea del pubblico e quindi avevo bisogno di fare ridere sempre tutti e forse quando uno fa il pagliaccio, fa il clown così, in qualche modo è perché si sente messo a margine. Come dicevo prima, non sono stato un bravo studente fino a quando non ho scoperto la mia materia, non ho scoperto il cinema e lì ho avuto la possibilità di aprirmi e di rivelare me stesso. E devo dire che questo passaggio dal sentirsi una nullità al sentire invece di avere un posto al mondo è stato molto importante, in particolare per un adolescente che spesso si sente inadeguato, subillato dalle domande che cosa pensi di fare quando sarai grande. Lo scoprire il posto a cui appartieni è fondamentale. Nel film il protagonista è attratto dalle vite normali. Lei, da regista, da che tipo di vite è attratto? C'est vrai que le personnage Beh, nel film vediamo che Claude è affascinato da questa famiglia normale perché la sua di famiglia praticamente non esiste, lo capiamo verso la fine del film, vive con suo padre in una situazione completamente diversa. Quando ero giovane, come tutti i bambini, desideravo avere un padre, una madre, dei fratelli, una serenità, un'armonia, perché i bambini hanno dei gusti piuttosto conservatori. Adesso, quando sono diventato adulto, ho capito che la famiglia è quella cosa che si costruisce, è molto meglio costruire se stessi e la propria vita e non sopportare la famiglia. Un'ultima cosa, nel film lei fa dell'ironia sull'arte contemporanea. No, No, no ironia. non è ironia, è una presa in giro spudorata allora. L'art contemporain, Musée de c'est l'ironia? l'art Oui. contemporain. No, in realtà quello che volevo mostrare è contrapporre due modi diversi di concepire l'arte. Da un lato Germaine, che ha dei gusti classici, piuttosto accademici e conservatori nei confronti della letteratura, e Jeanne, sua moglie, che invece è una donna che cerca alla ricerca di qualcosa di nuovo come forma e come contenuto. E, per esempio, il discorso dei quadri che si vedono con le cuffie è un'idea geniale, anche se in realtà non avrei tanta voglia, per esempio, di avere una bambola gonfiabile con la faccia di Hitler.